itu na Bujang Lawai, Ejin Babare. Mi chiamo Bujang Lawai. Appartengo alla tribù nomade di Ba Puak. Uban ebara neri ebara jin kinu bun ke. Come nomadi dipendiamo completamente dalla giungla per il cibo. Per tutto. Il nostro problema principale è la deforestazione. Prima che arrivassero le compagnie del legno, non avevamo problemi di cibo. Ma da quando sono arrivati con i bulldozer e le seghe elettriche a disboscare la nostra terra, vivere è diventato molto difficile. La selvaggina è scarsa, non possiamo muoverci liberamente. Per questo non ci piacciono le compagnie del legno che arrivano e distruggono la nostra foresta. I nostri antenati hanno vissuto in questa zona dai tempi antichi e sono seppelliti tutti qui, nella giungla. Le loro tombe sono sparse nella foresta. Quando arrivano i bulldozer delle compagnie del legno sulle tombe dei nostri antenati, è come se li uccidessero di nuovo. Li fanno morire due volte. Quando arrivano i bulldozer, noi cerchiamo sempre di parlare, di trattare con gli inviati delle compagnie. Gli diciamo di rispettare la nostra terra. Ma le compagnie non mantengono mai le loro promesse. Visto che loro non ci rispettano, allora abbiamo cominciato ad organizzare i blocchi. Mettiamo tronchi lungo le strade per fermare i bulldozer, ma in modo pacifico. Loro invece rispondono con la forza, fanno intervenire i vigilantes e la polizia. 3 anni fa la polizia è arrivata con i fucili, i bastoni. Hanno usato i gas. Noi nomadi siamo fuggiti nella giungla perché avevamo paura. Durante il blocco i poliziotti puntavano il fucile sulla testa e sul cuore, a lui e a tutti gli altri. C'erano delle persone che li incitavano. Sparagli, sparagli! Molti erano terrorizzati, ma posso dire che sono stati fortunati, perché alla fine i soldati non hanno sparato. Hanno arrestato gli uomini e li hanno deportati in città. Ma ci sono stati molti casi tragici durante altri blocchi. Sono morti dei bambini, sono morte delle donne. A volte usavano i lacrimogeni. E poi ci sono stati pestaggi. Picchiavano la gente con i pugni, con il calcio dei fucili. Ma noi non abbiamo mai reagito con la violenza. Non abbiamo mai fatto niente.